Grandissimo crossover sul canale, così oggi c'è Elio. Incredibile, raga. Gita in montagna. Ciao ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi ci troviamo in Val Bognanco perché voglio portare sul canale un percorso che ho sempre fatto ma non ho mai ripreso. La nostra tappa di partenza è il parcheggio del rifugio San Bernardo. Ora andiamo a berci un caffè e poi aspettiamo un altro personaggio per partire e raggiungere una nuova tappa. Io oggi non raccolgo niente, non dico nulla perché l'ultima volta è stato un disastro, quindi vado e basta questo giro, ragazzi. C'è sole dappertutto, è l'unico punto in cui c'è una cazzo di nuvola dove dobbiamo andare noi. Anche oggi ottima premessa. Buonissima. Buona giornata. Ciao. La nostra prima tappa, il rifugio Gattascosa, a 1 ora e 20. Stavo dicendo che Elio ha questo aggeggino qua che è super bellissimo. Roba da 007 dei videomaker. E lettera Lamborghini ha scritto pistolero dopo avermi visto fare questo gesto. Veramente? No, veramente? No. Stiamo riprendendo tutta la Val Bognanco per i nostri vlog, invece gli altri sono spariti. Sì, non ci aspettano, ma li capisco. Non esatto. Aspetterei neanch'io. Li vedo, li vedo. Sì. Vado. Vai. Silvia ha questa passione, sa tutti i frutti, tutte le piante, io la ringrazio. In realtà non erano mirtilli. Non si smette mai di fare content, neanche da morti. Silvia sta apparendo più nei tuoi vlog che nei miei. Infatti Silvia non la vedo mai nei tuoi vlog. Però piace al pubblico, non sì. È un po' timida. Non fa timida. Devo prendere la batteria. Sei già secco? Sì, ma lo sapevo già, cioè era già scarico. Hi guys, welcome to this What's in my bag 2021. Juice è quello che serve per fare il video. Ragazzi, anche questa salita non me la ricordavo. Parecchio importante. Se venite in Val Bognanco, non bevete la birra alle 9:30. Ma alle 10. Sì, mezz'ora dopo. Quando arriva Elio. Olè. Thank you.
altro checkpoint raggiunto, il lago di Ragozza. Dico bene, Silvia? Ho insegnato un trick per come prendere il drone con stile a Graziano da veri influencers, Peter McKinnon, quella gente lì. Dopo ve la insegno. Dopo aver fatto qualche ripresa e qualche foto super fighissima qui al lago di Ragozza, riprendiamo il nostro viaggio verso il Gattascosa. Ed eccoci arrivati, ragazzi, rifugio Gattascosa, in perfetto orario. Si mangia. Elio, hai fame? Eh? Sì. Ha detto di sì. Che fatica, Elio. Che fatica, Angelo. Wow. Allora. Grande. Che bomba. Bellissimo. Solo quello? Purtroppo. Sì. Complimenti per lo zaino. Cibo arrivato, spezzatino, salsiccia, polenta e una new entry che l'anno scorso non c'erano, le puntine con un po' di formaggio. Violenta, balla lì. Casa! Pugno! Ok. Bring. Bring. Bring me the rice. Perché mi... molto... Buono. Hai capito tutto te? Ciao! No, no, dammi la mano e fai la faccia tipo. Dolcettino time, com'è Elio? Buonissimo, mangerei. Diabetico. Ragazzi, abbiamo mangiato, il pranzo è andato più che bene, siamo pienissimi e adesso ritorniamo a camminare per raggiungere un nuovo obiettivo. Altro checkpoint raggiunto. Questo che lago è? Secondo me l'ha sparata a caso. È un lago. È il lago di Monchera, perché sta sotto il passo del Monchera. Adesso puntiamo in alto. Andiamo! Vetta quasi raggiunta, Elio! Ragazzi, vetta quasi raggiunta, è vero, è molto stancante, ma da qui la vista è spettacolare, è tutto bellissimo. Guardate dietro di me. Adesso continuiamo per raggiungere la vetta finale, riposarci un pochino e poi tornare giù. Tutto questo grazie comunque al supporto di questo stupendo gruppo. Ragazzi, siamo arrivati in cima, dai. Quasi. Quasi. Mancavano 100 metri, credo. Però è già una grande soddisfazione aver raggiunto questo punto. Poi andava abbastanza in piano, però là era così, senza attrezzatura, pericoloso. Cercando di fare una ripresa epica. Ma... oh. Raga, che bello. Emozioni a mille. Iscrivetevi al canale di Graziano che vi regala queste perle, raga.